Ciao a tutti. Bene, siamo qui finalmente dopo tanta attesa, dalle 2:30 fino alle 3:30 quasi. Comunque incominciamo. Giornata importantissima, soprattutto per i ragazzi, perché è la giornata dell'impegno, si festeggia l'impegno, soprattutto l'impegno non tanto quello in famiglia, con i genitori, ma l'impegno qui in parrocchia, soprattutto nei gruppi di ACR e dell'oratorio della domenica. Infatti, più che altro qui si celebrano l'impegno costante dei ragazzi al giovedì, vedremo poi alla fine cose presentate soprattutto dall'ACR. Iniziamo così, con un ringraziamento a tutti voi che siete intervenuti, soprattutto ai genitori, agli amici, ai parenti, siete tantissimi, non ci sono abbastanza sedi per far sedere tutti, fate a turno, i più grandi lasciano sedere i più piccoli, perché è la loro festa, giusto che sia così. Niente, possiamo incominciare. Possiamo incominciare con il programma, ce lo dice Daniela, adesso viene un programma di tutta la giornata, speriamo di non essere tanto lunghi, in modo che possiate ancora andare a casa, non dico per mangiare la cena di stasera, ma almeno per colazione domani mattina. Dovremmo essere già a casa. Prego Daniela, fai un po' tu. Allora, iniziamo subito con delle scenette, degli sketch da parte delle classi elementari. Poi seguirà la premiazione dei presepi. Prima di tutto dei presepi fatti qua nel salone dei bambini e poi presepi che invece i bambini hanno costruito nelle loro case. Seguirà un'altra parte che è sempre di scenette, sketch invece dalla parte dei ragazzi delle medie. Poi ci dovrebbe essere il discorso di una persona molto importante che speriamo che venga. Infine ci sarà la distribuzione delle tessere e quindi il discorso dei presidenti della terza media. Poi seguirà il rinfresco con la visione dei presepi premiati. Infatti quest'anno la grande novità, la premiazione dei presepi, non sono stati premiati così di nascosto, ma vengono fatti vedere o con le fotografie o con la telecamera, vengono fatti vedere tutti i presepi migliori che sono stati realizzati dai ragazzi nelle case. Quindi vedete che è un po' una festa che racchiude un po' tutto, oratorio, presepi, tesseramento, un po' tutto, quindi sarà veramente da vedere delle belle. Quindi cominciamo pure con il primo gruppo, se è pronto, mi dicono che sì, dovrebbe essere pronto. Dunque, il primo gruppo è la classe prima, seconda e terza elementare, che ci presenterà i disegni misteriosi. Prima ci sarà una breve presentazione da parte di Marco, che dovrebbe arrivare, almeno credo, spero. Queste sono tutte, queste scenette, queste cose che vedrete, sono tutte state provate dai ragazzi nel corso della domenica di oratorio. E quindi cominciamo subito con un grande applauso, non solo per il primo, secondo e terzo, ma per tutti quelli che vanno. Marco, e poi seguirà la scenetta. Bravo! Ciao a tutti! Noi siamo ragazzi in prima, seconda e terza elementare e vi presenteranno dei giochi e delle battute. Io sono Marco e vi auguro un buon divertimento. Iniziamo subito con Serena, Ivana, Silvia, Stefano e Serena che vi presenteranno delle frasi che sono passate alla storia e altre che passeranno. Sfogliando il vocabolario abbiamo poi trovato delle parole un po' strane. Vorrei tenere la tua manina, disse il polipo alla polipetta. Mi ci hanno tirato per i capelli, disse il tenente Kojak. Questo non mi era mai capitato, c'era scritto su una tomba. Che cosa dice un millepiedi che vede una bella millepiedi? Oh, che belle gambe, che belle gambe, per 500 volte. Appendicite, apparecchio usato da Tarzan per appendere le sue scimmiette. Bacino carbonifero, piccolo bacio che lascia un segno nero sulla guancia. Bidet portatile. Budapest, Buddha dopo una violenta litigata. Bach, musicista e inventore della seta. Passò la storia come il Bach da seta. Centro armato, calcio struzzo di leva. Cetra, ortaggio magico del cetriolo. Fermenti lattici, agitazione dei lattai.
genetico verde, a differenza del rossetto che è rosso. Sapete chi era Zola? L'inventore del formaggio Gorgon. Budino, piccola statua di Buddha che i fedeli leccano durante le cerimonie. Tirapiedi, apparecchio utile a chi acquista scarpe troppo lunghe. E ora è la volta di Mario, Marcella, Roberto, Mara, Elisa, Silvia, Claudio e Luca, che vi proporranno dei disegni misteriosi che dovrete cercare di indovinare. Aguzzate bene la vista. Che cos'è questo? La maglia dell'Elisa. Perché chi sa? Sarà piuttosto un miracolo.
amici in questo mondo. Oh, ma molto di più nell'altro. Sapete che non fu contento del ritorno del figlio prodigo? Il vitello grasso. Ci sono? Vediamo un po'. Latte naturale, pastorizzato, condensato, in polvere. Ma perché me lo chiedi? Perché devo disegnare una mucca e non so quanti rubinetti farci. Noi abbiamo terminato e vi salutiamo tutti. In realtà non sono gli amici grandi che hanno insegnato questi giochi da fare ai piccolini, sono loro stessi che hanno insegnato agli amici grandi, infatti neanche loro non li sapevano. Quindi questo solo per dire l'abilità dei nostri educatori, insomma, a questo punto. Bene, adesso dovremo fare, tocca al gruppo di quarta elementare, qui sono condensati ben tre gruppi delle elementari, e quindi quarta elementare, cosa succede alle mie spalle, mi stanno chiedendo fuori. Sì, bene, ok. Completamente a buio, non posso neanche leggere. Sarà perché il gruppo di quarta elementare presenta una sorpresa, e la prima sorpresa della serata, ce ne saranno tantissime altre, perché naturalmente sento dei rumori alle mie spalle. Penso, adesso non vorrei sbagliare, penso sia una sorpresa corale.
scenetta. Ma cosa dico super stravolgente? Una stravolgente scenetta. Ma che dico stravolgente? Una scenetta particolarmente. Una scenetta particolarmente, una serie di telefonate pazze per un pubblico pazzo. Per favore, al termine non mantenete la calma. Gli autografi, se volete gli autografi, dovete telefonare alle nostre sedi di New York, Londra, Parigi e Roma, al numero che troverete sulle pagine gialle, sotto la voce i migliori. Via con lo spettacolo. Bene, adesso con la speranza che tutta la scena sia pronta, cosa che vedo che non è successa, aspetteremo ancora un momento. Dunque, il gruppo di quinta elementare, magistralmente condotto da Piero. Pronto, centralino? Mi chiami Francoforte, per favore. Franco! Pronto, c'è Attila? Chi? Quello che disse, dove passa il mio cavallo non cresce più l'erba? Sì, proprio lui. Lo hanno impiegato al Ministero delle Agricolture, come diserbante. Di pronto, pasticceria. Di quanto costano le briciole delle paste? Niente, signore. Bene, me le briciole le giochino, vengo a prenderle. Pronto, telefono amico. Sento, ho sbagliato tutto nella vita. Mi dispiace, ha sbagliato un numero. Pronto, casa Chivoli? No, qui è Chevoli. Oh cavolo, ho sbagliato numero. Pronto, Giovanni? Sapessi cosa mi è successo? Ieri sera uno voleva fare il furbo con me. Con una mano l'ho preso per il cravattino, con l'altra per la giacca. E giù botta a non finire. E ma come hai fatto? Ma come hai potuto dargli a avere tutte le mani impegnate? Era lui che me le dava. Pronto, pronto, sentimi bene. È vero che hai detto a Pippo che sono un cretino? Ma no, Pippo lo sapeva già da un pezzo. Pronto, commissario. Mio marito è uscito ieri per comprare il tè e non è ancora tornato. Che cosa devo fare? Beh, faccia il tè. Pronto, è l'ufficio dello Stato Civile. Vorrei cambiare nome. E perché? Perché il mio è troppo lungo. E come si chiama? Mi chiamo Locomotiva Rossa, che sbuffa nell'aria pura del mattino. E come vorrebbe chiamarsi? Tutu! Pronto, informazioni. Quanto impiega un aereo da Roma a New York? Solo un minuto. Grazie. Pronto, 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 non riesco a parlare, proprio dei problemi di linea. Ha provato ad eliminare i dolci. Pronto, dottore, mi sento malissimo, tuttavia mangio come un lupo, respiro come un toro e dormo come un ghiro. Cosa mi consiglia? Ha provato ad andare dal veterinario? Pronto? No, non me lo dica, oh, non me lo dica, non me lo dica, per favore, ma no, non me lo dica, povera me, non me lo dica. Chi era? Non me l'ha detto. Pronto, come stai? Bene, ma non telefoni mai. Ma sto qui in Germania, sto qui a lavorare, mica a giocare. State tutti bene? Sì. E il mio amico Filippo? Bene anche lui. E il mio gattino, il mio Fufi? È morto. E me lo dici così? E come te lo dovevo dire? Beh, potevi dirmi, il tuo Fufi è andato sul tetto, ha giocato col gomitolo ed è caduto ed è morto, ma non così bruscamente. Scusami. E la nonna? Beh, la nonna è andata sul tetto, ha giocato con il gomitolo. Thank you.
Io facciamo un applauso grandissimo a tutti quelli che sono seguiti finora. Io direi anche un applauso a quelli che li hanno seguiti e li hanno aiutati a preparare questo show. Bravi, vai, vai. Ok, come dicevo, fine della prima parte, vedremo un po' se quelli delle medie riusciranno a battere questi bravissimi ragazzi elementari, ma penso che sarà molto difficile. Continuiamo. Questi, per chi non avesse capito, sono i ragazzi delle medie che stanno recitando. Allora, le premiazioni. Cominciamo con la prima fase delle premiazioni. Premiazioni dei concorsi di presepi. Tutti lì che aspettano, ma solo io sono stato premiato, no? Questo ve lo dirà Daniela adesso. Non fate illusioni, vi ho premiato pochissimi presepi, non c'è problema. Prima iniziamo con i presepi dell'oratorio, io direi di iniziare dall'ultimo, così sì, creiamo i presepi che sono stati costruiti qui dentro, in occasione del Natale. Vi ricordate che i ragazzi che la domenica hanno lavorato per 3-4 domeniche consecutive e tutti i genitori che sono venuti a votare per il presepe più bello. Abbiamo adesso i risultati stilati sotto il notaio, proprio tutti le leggi, opinioni io. Adesso vediamo, cominciamo dall'ultimo. Allora, l'ultimo è il numero 7, perché ce n'erano 7, è il foto presepio della quinta elementare. Bravi, che bravi. Ha ottenuto voti numero 34. Bravi. Applauso. Bravi. Adesso dovrebbero arrivare i premi qui sul palco. I grandiosi premi, sì, ok. Anche c'è un altro premio grandioso che daremo al presepio vincitore. Come abbiamo deciso, questo è un grandissimo segreto, di premiare solamente il primo classificato. Il primo classificato, gli altri vanno soddisfazione di tutti quelli che di sentire quanto sono stati votati. Premiamo solo il primo, ma con un premio che ne vale eccezionale. Quindi aspettiamo, ci prego, il primo, andiamo per l'esclusione, quindi il primo non può più essere esattamente il foto presepio per l'esclusione. Il numero 6 è il presepio di carta fatto dalla prima media che è uscito con 35 voti. Bravi, bravi, sono quelli di prima, dove sono? No, forza, cazzo. Quanti voti? 35, più dell'ultimo. Sì, quasi pari. Comunque questo non vuol dire che erano i più malfatti, vuol dire solo che magari non attiravano tanto l'attenzione, ma l'impegno c'è stato sicuramente. Allora, numero 5 invece era Diamo presepio fatto dalla terza media con voti 55. Bravo. Presepio che ha richiesto molto molto impegno da parte dei ragazzi di terza media e che purtroppo non ha avuto i risultati sperati. Come prossima volta rifaremo, senz'altro inseriremo i premi. Va bene, il numero 4 è il presepio di Dash, che ha fatto la quinta elementare con voti 90. Altro quarto, adesso per il di quinta, quindi seconda fila, dai voti, devono aver vinto, quindi seconda fila per tutt'anni, nel senso, ma è il presepio della quinta o il presepio di Dash? Non ho capito bene. È il presepio di Dash della classe quinta. Ah, perché sto Dash non sapevo bene chi era. No. Un Dash che può fare il presepio. Andiamo avanti, sto entrando nelle lite, ma stop. Allora, al terzo posto il presepio di bottiglie, stoffa e cotone della classe prima, seconda e terza elementare con 91 punti. 91 punti, eccezionale. Tre volte i voti che è andato a lui, cosa eccezionale. Ricordiamo che questi sono i più piccoli, quelli ragazzi prima e seconda elementare. Ha fatto un presepio bellissimo, infatti in terza posizione. Ma non ve l'abbiamo mai, perché troviamo solo il primo. Seconda posizione, il presepio di polistirolo della quarta elementare con 95. Mario. Quarta elementare, del secondo posto. Paolo Lati, non so come la bandiera. Quanti voti? 95. Il primo posto l'avrete già scoperto, comunque il video è un presepio della classe seconda media con punti 117. Applausi di nuovo. Ah, su di nuovo, perché non è
Sì, sì, cosa sta forza, c'era Beppe lì che non voleva fare dove il palco forza. Dai Beppe! Dai! Dai impegnato, non venire, venire. Quindi Dolciumi è subito precipitato. Probabilmente era stato a casa addormentato, dico vero. Anche a lui per il suo premio, applauso che ci ha fatto. Applauso anche a lui, cos'è quello? Tu mangi? Tu mangi, non so fate voi, ma dovete andare a fare, va? A meno che abbia qualcosa, se no sono voi che mi dai niente. Ok. Poi un applauso per il piccolo. Mi raccomando, non mangiare dolci dolci, non bere la bottiglia, la dai ai tuoi, così. Vedete, in famiglia non ho creato miliardi per fare un presepio eccezionale. Se vuoi fare un discorso, puoi dirlo. Come hai fatto a fare bene anche lei? Tu vuoi assolutamente fare discorsi, ricevi il premio lo stesso, un grande applauso, questa è la più grande. La nutre molte simpatie, lui, tutti si fanno. Oh, dici qualcosa. La nostra scenetta si intitola Ultimissima e tratta di alcune notizie del giornale. Le notizie del giornale? Sì, l'articolo di fondo. Proprio di fondo fondo, eh? Io parlo di così, si annega. Titolo, l'intelligenza è utile in qualsiasi momento della giornata. Non è un titolo un po' lungo? Taglialo, non me lo conduci. Va avanti, leggi l'articolo. Due ragazzi hanno fatto una gita in barca, a un certo momento però è scoppiato un uragano. Acqua dal cielo, acqua dal mare in burrasca. La barca era quasi piena d'acqua. A uno dei ragazzi però venne un'idea. Tirò fuori di tasca un temperino, fece un buco sul fondo della barca e l'acqua uscì fuori e furono salvi. Ecco perché l'intelligenza è utile in qualsiasi momento della giornata. La politica, situazione estera. A noi non interessa. Situazione interna. La situazione interna va abbastanza bene, anche se ieri abbiamo mangiato troppo e la situazione è stata piuttosto disturbata. Cronaca cittadina. Ma un altro scontro fra Pierino e Marco. Durante la riflessione, Pierino, che correva come al solito con la testa bassa, si è scontrato a tutta velocità con Marco, il quale procedeva lentamente con la testa nelle nuvole. Prontamente è soccorso dai compagni che ridevano tutti. Pierino e Mario sono stati portati in infermeria dove il medico di turno ha diagnosticato. Sebbene questi due siano abitualmente chiamati senza testa, con mio grande stupore hanno dimostrato di averla. Infatti sono sopravvissuta. Si prevedono 5 minuti di dolore, salvo complicazioni che potrebbero essere non di torcere sulla testa. Cronaca nera. È accaduto nel refettorio di un asilo infantile. L'assassino è di un uomo. Era caduto nel piatto e forse voleva soltanto mangiare un po' di minestra, ma l'istinto criminale di Gianna la spinge a prendere il cucchiaio, tirare fuori la mosca dal piatto. Per fermarla? No, per scaraventarla con tutta forza nel piatto di Rosetta. E poi Rosetta l'ha vista, presa e gettata fuori dalla finestra. E la povera mosca, avendo le ali bagnate di minestra, ha fatto un volo senza le ali ed è sbattuto forse il naso sul marciapiede. L'inchiesta sull'assassinio della mosca è affidata al cuoco, il quale dovrà scoprire come e perché l'uccisa era finita nel piatto di Gianna. Terza pagina, l'articolo scientifico. I pesci possono vivere fuori dall'acqua. La notizia sensazionale è stata data dal professor Pesciolini, il quale ha biffato i tre pesci a vivere prima un minuto, poi due, poi un quarto d'ora, infine un'ora e per concludere tutto il giorno fuori dall'acqua. E adesso i pesci sono morti? Sì, lo credo. I pesci non possono vivere fuori dall'acqua. Quelli allenati dal professor Pesciolini, sì. Però sono morti. Sì, sono caduti nella vasca da bagno e sono morti a gas. Lo sport. Calcio. Sì, anzi, calcione. Ovvero calcione che senza volerlo rima dato gli istinti di Fabrizio. Annuncio economici. Avete la borsa? Tenetevela. Volete essere promossi senza fatica? Studiate! Come mai con lo scolando tutte le ore che il maestro ha dettato un tema ancora un foglio di carta sul bianco? Capirai, l'ha lavato con l'ascia. Ultime notizie, i marziani invadono la Terra. Hai sbagliato a leggere, i terrestri invadono Marte. Hai ancora sbagliato. Insomma, ognuno resta sul suo pianeta. Ultimissime. Massacri in palcoscenico. In un teatro dove stavano leggendo un'edizione straordinaria, proprio come stiamo facendo noi, gli spettatori hanno invaso il palcoscenico, assalito i lettori e ridotto per meglio ogni cosa. Ciao, bello! A te la parola. Noi del gruppo di seconda media
spettacolo umoristico. Il primo sketch è ambientato in un ristorante che certamente non è dei più consigliabili e dove la specialità della casa sono le mosche nella minestra. Beh... Cameriere! Una mosca nella mia minestra! Le porto subito, signore! Cameriere! C'è una mosca nella mia minestra! Purtroppo abbiamo finito l'insetticida, il fuoco li annega! Cameriere! Nella mia c'è mezza mosca morta! Cameriere! C'è una mosca morta! Eterno riposo, non a lei, signore, risplende adesso di luce perpetua, riposo in pace e amore. Cameriere, nel mio uovo c'è un pulcino. È infortunato, signore. Paga un uovo e mangia un pollo. Cameriere, nella mia minestra ci sono due mosche. Che significa? Non ho fatto aspettare, signore. Cameriere, che cosa fa qui una mosca? Cameriere, nella mia insalata c'è un bruco. Signore, lei ha fretta, fa le farfalle e bisogna aspettare. Cameriere, nella mia insalata c'è un bruco. Cameriere, il suo pollice è nella mia minestra. Non si preoccupi, signore, non è molto calda. Cameriere, nella mia minestra c'è un calabrone. Scusi, signore, abbiamo visto le mostre. Cameriere, c'è un cappello nella mia minestra. Il nostro cuoco è caldo. Ah, deve essere del cuoco che abbiamo licenziato 2 mesi fa. Cameriere, c'è una mosca nella mia minestra. Oh, mi scusi, l'avevo ordinata senza. Oh, ma queste mosche non si cambia. Speciali Massimo Coreglio e Ivano Borrengo, che ci parlano di fatti di cronaca, politica e sport, non solo italiani, ma anche esteri. Signore e signore, buonasera. A Houston, negli Stati Uniti, fa talmente freddo che le corna dei tori si sono trasformate in cornetti alla crema e sugli alberi, invece delle castagne, nascono direttamente il marron glacé. Si è riunito nel Vaticano il Concilio Ecumenico per rielaborare la Via Crucis in forma moderna. Dopo ore e ore di dibattito si è deciso che la Via Crucis verrà asfaltata. Un missionario australiano è stato cotto in pentola e mangiato dai cannibali. Il Santo Padre alla notizia ha commentato: almeno hanno assaggiato un po' di religione. Notizia flash. 2 verbi coniugati hanno chiesto il divorzio. Notizie sportive. Il campionato di motocross è stato vinto da Sperlari. Il manager ha commentato: Sperlari non si incarta mai. È terminato il rally di Monte Cristo. Questi sono i risultati. Gesù Cristo su Lancia Costato, Ponzio Pilota su Innocenti Strage, Giuda Iscariota su Matradito. Proseguiamo con la nostra politica. Il senatore Fanfani ha finalmente reso noto alla stampa il motivo della sua brillante carriera politica. Insegno diritto perché se insegnassi seduto non mi vedrebbe nessuno. Finalmente il governo ha trovato modo per aumentare gli investimenti. Ha fatto infatti togliere i semafori. Questa mattina in Quirinale è stata rubata la macchina all'onorevole Craxi, impegnato in un'importante riunione politica. Non si sono visti gli artefici di questo scandaloso furto, ma fortunatamente un passante è riuscito a prendere il numero di targa dell'auto rubata. Proseguiamo con le notizie dall'interno. A Superflash l'Abacus ha condotto un'indagine riguardante l'area di verde che ogni cittadino ha a propria disposizione. Ecco i risultati. A Milano vi sono 50 metri quadrati di verde per ogni abitante, a Torino 30 metri quadrati, a Firenze 20 metri quadrati, a Roma 25 metri quadrati, mentre a Napoli si è constatato che vi sono 3.200 topi per abitante. Notizie da dietro l'angolo e da tutto il resto del mondo.
Il ministro dell'agricoltura Pandolfi ha dichiarato che se nell'85 si creeranno quegli impulsi capaci nell'86 di creare nell'87 le promesse di un rilancio agricolo nell'88, nell'89 sarà possibile prevedere che nel 90 e al massimo nel 91 si produrranno due cavoli in più. Domani sera, con la straordinaria presenza di tutti i ministri del gabinetto, al cinema Scotex sarà proiettato in prima visione l'ultimo film prodotto dalla Black Magic Water, con Gregory Peck, Jeff Van de Corput e Dolores De Panza, intitolato Una notte sul vaso. A Roma, alla mezzanotte tra sabato e la domenica, è nato un nuovo figlio, il coniuge La Malfa, che, indecisi se chiamare il pargoletto sabatino o domenichino, sono giunti ad un accordo. Lo chiameranno infatti Weekend. Signori e signore, con questo è tutto. Buonasera. Signori, buonasera. Diamo subito lettura delle temperature registrate alle ore 13 nelle più importanti località vizzesi. Villa Vezza, meno 5. Borgo Nuovo, meno 17. Sciacche, meno 22. Vas, più 11. Vicenza, più 20. Riassolo, meno 13. E Madonna dei Boschi, più 45. Ed ora passiamo alla situazione atmosferica generale. La situazione generale è prevalentemente ottima. Il passaggio della perturbazione 123 ha infatti lasciato una perturbazione che predominerà sul Rio Volvore per tutta la settimana entrante. Sebbene il cielo sarà sempre sereno, non sono da escludere passeggeri alluvioni a Borgo Nuovo che potranno disturbare l'effodato dei turisti verso Madonna dei Boschi per il fine settimana. Non sono neppure da escludere passeggeri gradinate a Vezza e dintorni. Si consiglia pertanto agli abitanti delle pianure di rifugiarsi in altitudini elevate per evitare di essere colti e sorpresi dall'alluvione. Per gli impossibilitati a prendere tali provvedimenti si consiglia di munirsi di canotto, di muta da sub e di olio abbondanti per ogni evenienza e che il cielo ce la mandi buona. Vi ricordo che le temperature subiranno una leggera diminuzione di una ventina di gradi. E con questa notizia concludiamo le previsioni del tempo. Buonasera a tutti. Tantissima sfilata di moda con la partecipazione dei più famosi stilisti d'Europa che vi propongono capi di alta classe e di sicuro successo. Gentile pubblico, buonasera. Vorrei innanzitutto ringraziare questa emittente delle follie per avermi invitato qui oggi, concedendomi l'occasione di presentare la mia ultima collezione di inverno-estate 85. Iniziamo dunque con il modello Giovanni Battista, che consiste in una semplice pelle di cammello indossato in stile casual e composto di un unico pezzo tagliato a mano. Le rifiniture sono assenti, ma compensano la bellezza dell'indossatore. In omaggio ai 10 acquirenti, la padella per far arrostire le locuste e le radici, e in più una scodella d'acqua per battezzare anche durante i periodi di siccità del fiume Giordano. Dopo questo modello della collezione Zichicchi, proseguiamo con uno più casual, della collezione Bacheca. È adatto e confacente alle plurinovantenni, in cerca di ulteriori emozioni, dopo una vita già movimentata. Proverete l'ebbrezza del volo, come mai avete provato. Naturalmente, la ramazza fornita di serie ultimo modello della Littaglia consiste con manico automatico, consente evoluzioni in volo. È assolutamente indispensabile il possesso di brevetto aereo per avere il permesso di atterrare nei maggiori aeroporti internazionali.
Come terzo modello vi propongo il Tutankhamon della collezione Antico Egitto. Ecco come appariva ai contemporanei del 2000 a.C. Ecco invece come lo stesso modello appare ora, molto più semplificato e ridotto, adatto per usi particolari, consigliati per celebrazioni funebri. L'abbondante fasciatura permette di non rinunciare mai, neanche nella cassa, al dolce tepore di una termocoperta a lame rossi. Oltretutto consente di rimanere in linea slanciando la figura e per ogni evenienza si possono usare parti del modello in questione per farne un uso diverso a seconda delle necessità dell'intestino di chi lo indossa. Come quarto modello vi propongo un'altra offerta speciale. Figuratevi che questo modello, il Giuda Iscariota, è stato comprato persino da sommi sacerdoti circa 2000 anni fa per la modica cifra di 30 denari. Ecco, fai notare bene il sacchetto con i 30 denari. Questo modello è molto semplice, come potete vedere. Una tunica legata ai fianchi, secondo la moda del tempo. Anche qui un particolare interessante. In omaggio ai primi 10 acquirenti, un cappio. Una soluzione ideale per porre fine alla propria vita una volta per tutte. E con questo ultimo cappio poniamo fine alla serata di moda. Arrivederci, a presto. Come funziona? Siamo a posto. Siamo arrivati all'ultimo. Dopo questa bellissima scenetta, possiamo dire spettacolo dei ragazzi di seconda media, tocca a quelli di terza media, i più grandi, da cui si attendono le cose migliori. Modestamente. Sono i più grandi, no? Quindi è giusto che si facciano vedere. Quindi una grandissima. Si attende una grandissima interpretazione, qualcosa di eccezionale. Come sapete, attenzione, qui assoluto silenzio, preparate, sedetevi pure, che state comodi, non girate, fermatevi in un posto, sentite, occhi aperti e orecchie chiuse. Ah, sentono alcune note di sottofondo, forse qualcuno l'ha già capito. Infatti quest'anno, per la prima volta, eccezionalmente, una cosa che è mai successa, i ragazzi di terza media, con anche l'aiuto di alcuni esterni che non fanno proprio terza media, hanno fatto su un complesso eccezionale, un complesso di fama quasi internazionale oramai, che però si esibisce qui per la prima volta. Quindi un applauso per questa iniziativa nuovissima. Sono tutti gli strumenti che devono esserci in un complesso moderno, dalla chitarra alla batteria, e vengono suonati in un modo strepitoso dai nostri ragazzi. Come sapete, sono seguiti in modo particolare da Don Antonio, a cui facciamo anche un applauso, come così che insegna ai ragazzi la musica e con loro suona. E Don Antonio, come sapete, è un nome famosissimo, ha contatti internazionali, e essendo un prete, un sacerdote, non volete che abbia dei contatti con la città del Vaticano, in particolare col Papa in persona. Infatti molto spesso si reca a Roma e nei suoi viaggi internazionali si reca dal Papa per avere udienza, e il Papa con grande gioia gli concede udienza a ogni sua richiesta. Infatti anche il Papa ha voluto intervenire in questa grandiosa festa. Il Papa in persona, pensate, Giovanni Paolo, ha voluto essere partecipe con noi in questo grande spettacolo. Ecco, ci colleghiamo infatti in diretta, eccezionalmente da Vezza a Città del Vaticano, dove dovrebbe esserci collegato Papa Wojtyła, con grande applauso a Papa David Wojtyła, infatti il Papa polacco, che sapete, che ci santità segui. Santità segui. Bene, sono un po' emozionato nei suoi confronti, sono abituato a avere a che fare con un Papa. Mi dispiace, se bellissimo questa tunica, scusi, ultimo modello, penso. Bene. Non so, ci dica qualcosa, ci faccia il suo saluto prima di tutto e ci spieghi un po' questo complesso, addirittura che ha contatti con la città del Vaticano, cosa incredibile. Allora, fratelli e fratelli, magnum gaudium nuntio vobis, abemus complessus
Fili Stellarum. In espressione italiano, figli delle stelle. In espressione francese, le filles des étoiles. In espressione inglese, de chansons d'état. In espressione polacca, oi cutu. In espressione cinese, chicken foy. In espressione russa, stelos filioschi. In espressione tedesca, schiappengruppe. In espressione spagnola, los muchachos desperados. E nunca ascoltemos cantum nostru, Stella. Applauso, applauso al Papa. Grazie. Grazie. Si può accomodare, magari ringraziamo ancora una volta di questa sua magnifica. Si apre il primo sipario ed ecco. Doveva aprirsi anche secondo in modo da permettere la visione totale del complesso che è stato da sempre. Eccoli qua. Applauso. Applauso di scoraggiamento e di incoraggiamento ai figli delle stelle. Il nome forse non si è espresso molto bene il Papa, comunque il nome figli delle stelle. Il nome è un po' strano, potrebbe sembrare un po' strano, ma è legato ad alcuni fatti fondamentali nella vita del complesso. Infatti, come già detto Davide, il primo pezzo che hanno imparato è appunto il pezzo che si intitola Stella, di una rielaborazione del pezzo di Antonello Venditti. È anche legato al fatto di un recital che hanno preparato molto bene gli stessi suonatori, hanno stati protagonisti di un recital che si chiamava Le stelle non si spengono. Anche qui ritorno al tema delle stelle. E loro hanno deciso di chiamarsi quasi così, i figli delle stelle. Allora, un applauso e ci faranno ascoltare il loro primo pezzo che si chiama Stella. Una cosa importante è che non solo suonano, ma cantano anche, ma non cantano loro perché sarebbe troppo chiedere che cantino anche, altrimenti sono parecchio stonati, cantano le ragazze di terza media che invito qui sul palco a presentarsi, le ragazze di terza media se vogliono venire qui, ecco bene, ci vuole un po' capire comunque, arrivano subito. Non si vede. Bene, si piazzano per l'esecuzione del pezzo, difficilissimo. Io non sto lì a dire tutti i nomi, comunque dico i nomi dei musicisti. Non so, ad esempio alla batteria abbiamo la batteria? Daniele, applauso, non so se lo vedete, fatelo vedere. Apritemi, là dietro, il buco là dietro. Alle tastiere, Davide, ecco, si alza in piedi. Bene. Alla chitarra, Corrado e Gabriele. Al pianoforte, Don Antonio, che segue il compenso. La parte molto pochi, avete ragione. E al basso, Ferruccio. Al basso, Ferruccio, ecco. Bene. Allora, io vi lascio alla vostra musica, vi lascio anche il microfono, fate voi, mi raccomando, guardate bene. Thank you.
non meritate, vieni, fatelo ancora, va. Via la base, eh. Tutti i gesti, eh. Su. Vai. Mio padre comprò.
se la fa a suonarlo. Sì. Voi volete un bene matto questo complesso, Ma non so, fate voi, ce la fate, non fate figurarsi, piuttosto non fate, mettete neanche lì, eh? Che facciamo, lasciamo suonare? Sì! Lasciamo suonare la Fiera dell'Est? Sì! Di Angelo Banguardi? Sì! E proviamo, se ce la fanno! Avete le orecchie buone? Sì! Ma noi vogliamo non sentire alcuna differenza tra la cassetta e il suono, eh? Vediamo se ce la fanno. Mario!
studentessa. La presidentessa chi è? Sandra! Sandra, sì, è Sandra, la risposta esatta, un milione. E il presidente? Non ho capito bene. Davide, sì, giusto. Temo che abbia sentito. E anche il vostro presidente, non solo il vostro medico. Ci siete pronti? Sì. No, non proprio. Dei due presidenti nostri qui del piccolo avremo senz'altro il discorso del presidente diocesano che non lo vuole mettere ma sarà già preparato sicuramente. Allora, ecco a voi i due presidenti, Davide e Sandra. Accogliamoli con un grande applauso, forza lo grande bene, ciao qui in famiglia. Così. Allora, iniziamo, voi naturalmente siete preparati un discorso degno dei presidenti più neanche partini, sicuramente non è, si prepara i discorsi come lo fate voi. Vogliamo incominciare con un discorso così che racchiuda l'essenza della vostra personalità, che dia un esempio a tutti i ragazzi di quello che voi siete, di quello che voi fate. Non so, può cominciare il presidente. Allora, cari sudditi. No, 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 sudditi. Sudditi chi sono? Sei mica un re, ma insomma. Ma cosa sudditi? Sudditi non si dice. Prego con la presidentessa cosa ha da dire. Sudditi non è. Sudditi sei mica un re, caspita. Carissimi schiavi. Come schiavi? Come schiavi? Ma senti? Parti, ma come schiavi? Chi ti credi di essere? Cleopatra? Ma senti tu. Oh, riprova un po' tu, Davide, queste cose, queste discorsi improvvisati, non capisco. Cari amici, va bene amici, così? Bene, bene, cari amici, è il discorso del presidente. Allora, cari amici, sono molto contento di essere qui oggi e vi ringrazio di avermi eletto a questa carica di responsabilità, anche perché non avrei potuto essere che io il vostro presidente. Calma, calma, guarda che sono anche stata eletta io come presidentessa, eh? No, certo, non me ne sono dimenticato, anzi, ci penso sempre. Anche ora, guarda caso, stavo proprio pensando a te. Già, stavo pensando se per te fosse meglio la sedia elettrica o l'olio bollente. Ma anche darti in pasto i coccodrilli non è un'idea da scartare. Non statela a sentire, cari amici. La sua è solo invidia perché ha avuto meno voti di me alle elezioni. Non è vero. Vorrei precisare che forse la mia collega non sa che i miei voti erano il doppio dei suoi. Non è vero, ho vinto io. No, io. No, ho vinto, ho stravinto. Ma calma, non esageriamo, insomma. Come vedete, tra i due presidenti regna la più totale armonia e armonia di vedute, vedono allo stesso modo, soprattutto si amano, non, assolutamente non si criticherebbero mai, come avete potuto vedere. Io comincerei con alcune domande. Innanzitutto vorrei sapere come avete fatto a farvi leggere. Chi risponde per primo? Vediamo un po'. Beh, io ho promesso ai miei elettori che farò delle riforme sostanziali all'incontro di gruppo della CR. Ad esempio, d'ora in poi si potranno mangiare cicles e patatine a volontà e sarà obbligatorio parlare durante le riunioni. Beh, non male, è come programma. Sentiamo il presidente, cosa ha da dire? Beh, io penso di programmare l'incontro di questo gruppo in questo modo. 2 ore e mezza di gioco e sport e mezz'oretta scarsa circa di riunione. Ecco. Questo in vista delle prossime Olimpiadi e dei campionati del mondo di calcio. Visto che vanno un po' in ritardo con le preparazioni, ci serviranno delle ore del giovedì come allenamento. Ma questo deve rimanere segreto. Ah sì, questo non lo diceva nessuno, chiaramente. Se no cosa direbbero gli altri? Fate solo mezz'ora di sera e vi allenate il calcio. Chiaro. Forse anche tu hai problemi di queste formazioni. Sì, di... sì, anch'io. Beh, ecco, anch'io avevo in mente una cosa simile. Si potrebbe, invece dell'incontro di ACR, fare un incontro di pallavolo, visto che non vanno ancora al meglio della forma. Beh, come vedete, questi due presidenti non sono... Non sono... ma sente che squilla il telefono. Prego, non riesco a capire. Sì? Pronto? Ah, è per te da Londra. Grazie. Da Londra, niente meno che da Londra. Pronto, chi parla? La regina Elisabetta. Ah, vuole fare le sue congratulazioni per essere stata eletta. Oh, grazie. Grazie mille, ma non era mica il caso. Anzi, se passa da queste parti, può venire da me un momento.
Magari per una colazione. Allora va bene, l'aspetto e ancora grazie per gli auguri, arrivederci. Scusa, non ho capito bene chi era al telefono. La regina Elisabetta. Ah, la regina Elisabetta. Squilla ancora il telefono, non vedo... Vediamo qui, si continua una personalità una dopo l'altra, sono problemi con il filo. Pronto? Ah sì, è per te da Roma. Stavolta è per lui. Tu sì. Ecco, tipico presidente che... Pronto? Come dice? Il presidente Pertini. Aspetta, Pertini, in persona. Ah, vuole farmi gli auguri per i miei 7 anni di presidenza. Beh, sono proprio 7. Sono solamente uno. Comunque, grazie. Come dice? Vuole invitarmi a pranzo da lei domani. Ma solo che, vede, domani sono già stato invitato dal presidente Reagan. Comunque, dopo domani sono libero, se per lei va bene. Sì, va bene? Allora grazie, arrivederci. Salve presidente, anche da parte mia, sì, bene, ha messo giù, comunque non voleva sentirmi neanche parlare. Beh, queste telefonate inaspettate fanno piacere, tra presidenti, si sentendo, caspita. Beh, però, da cosa avete detto prima, mi pare che non è che amiate molto il gruppo CR, cioè voi ci andate per giocare a calcio, per fare veramente il pallavolo, ma cos'è sta storia? Non vi piace andare al gruppo? Ma no, figurati se non ci piace andare al gruppo. Almeno questo. Anzi, d'ora in poi, per dare il buon esempio come presidenti, saremo sempre i primi ad arrivare. E naturalmente anche i primi ad andare via. Questo, sempre lui. Bene, penso che finora abbiamo scherzato, fatemi un applauso, un grande applauso ai due presidenti. Anche i colleghi della terza media sono d'accordo, infatti qui arrivano oggetti di ogni genere e vengono anche restituiti. Ma però penso che oltre a scherzare sappiano anche fare discorsi seri, no? Non è vero? Un discorso serio da fare ce l'avete, è vero, Forza, cosa dici? Cari ragazzi, come presidenti della CR e rappresentanti della terza media, vogliamo salutarvi tutti in occasione di questa festa dell'impegno. Per noi è molto importante questo giorno, perché rappresenta l'inizio del nostro ultimo anno in ACR. Proprio per questo sappiamo di avere molte responsabilità nei vostri confronti. Sentiamo il dovere di impegnarci per essere sempre d'esempio e promettiamo di essere sempre i primi in tutte le attività. Vogliamo poi ringraziare tutti quelli che ci aiutano e ci seguono più da vicino. Prima di tutto i nostri genitori, un modello di comportamento e ci siano sempre vicini nella nostra scelta. Ringraziamo anche gli educatori che ci hanno seguito in questi anni, della formazione che ci hanno dato e soprattutto della pazienza che hanno avuto nei nostri confronti. Un particolare ringraziamento va ad Antonio per l'attenzione costante che ci dedica quest'anno e promettiamo da parte nostra di rispondere sempre con impegno. Bravissima, un applauso. Possiamo incassarci. Lasciamo questo stupendo studio. Ancora con un applauso potete accomodarvi, bellissimo discorso. E non tutti i presidenti fanno discorsi belli come i vostri. Ancora un applauso sia a loro che ai loro amici di terza media. Ecco, sì. Come vedete, sono stati accolti molto bene, vedete, quadratura del nostro presidente, del tutto imprevisto. Bene, mentre loro se ne vanno, io vorrei che Don Dino venisse qui, sul palco momento. Pregherei i ragazzi di sedersi. Ragazzi, date fuori, date giù, date giù. Ciao cordiale prima a voi piccoli.
e poi ai vostri genitori, ai vostri educatori e soprattutto al carissimo Don Antonio. Pensavo quando sono entrato di realizzare oggi una giornata tutta particolare. Chiudo davvero il cerchio con i ragazzi. L'ho incominciata stamattina in Baccheria con tanti ragazzi, oggi pomeriggio con i ragazzi di tutta la città di Alba, oltre 700, si sono date appuntamento in Duomo, in Piazza del Duomo. Abbiamo anche avuto l'onore di avere il sindaco e tanti altri. Abbiamo costruito la Torre di Babele, abbiamo fatto la festa della pace, abbiamo distrutto tutti quei momenti di non pace che erano indicati dai mattoni che formavano la torre. E ora ho accolto anche l'invito di recarmi in mezzo a voi, sono contento di essere stato invitato, sono soprattutto contento di vedere tanti ragazzi e di sentire quelle parole così belle che mi pare Alessandra, condivisa anche appoggiata da Luca, o Davide, i due presidenti nuovi dell'ACR di Venza. Io non vi faccio un discorso, ragazzi, voglio soltanto fare un augurio, e l'augurio è questo, che le parole belle, tutti quei pensieri, quei propositi che ognuno di voi oggi ha formulato nella propria mente, nel proprio cuore, abbia il coraggio di tradurli in realtà ogni giorno. E quindi l'augurio di vivere sempre la vostra amicizia con Gesù e con tutti gli altri amici. Pensavo, fa freddo in questi giorni, si sta bene in casa vicino alla stufa, vicino al termosifone. Ogni ragazzo, mi è venuto in mente, dovrebbe essere un po' come un termosifone. Sapete che fa il termosifone? Riscalda, prima si riempie dell'acqua calda, no? E poi diffonde calore attorno a sé. Ogni ragazzo della CR soprattutto deve diffondere questo calore di amore, di pace, di bontà con tutti, incominciando dalla propria famiglia. E questo è l'augurio che faccio a tutti voi, continuate con gioia e con grinta, e grazie e ciao a tutti. Facciamo un applauso ancora più forte ad Osino. È venuto a trovarci anche questa sera, superando ostacoli, avete sentito, era impegnato in parecchie parti della stessa giornata, e lo ringraziamo di essere venuto. Bene, allora, mentre concludiamo la giornata, viene offerto un rinfresco